Di nuovo insieme con il nostro primo piano. Allora, come accennato prima della pausa pubblicitaria, tanti gli eventi in questo periodo, non soltanto aspettando il Natale, come dicevamo prima del break, ma la Toscana delle donne e poi la festa della nostra regione, la festa della Toscana, che come ogni anno si celebra il 30 novembre per ricordare l'abolizione della pena di morte avvenuta per la prima volta al mondo proprio nel Granducato di Toscana. Ad organizzare le celebrazioni è il Consiglio regionale. Siamo in collegamento con il suo presidente Antonio Mazzeo. Presidente, bentornato. Grazie e buon pomeriggio a tutte e a tutti. Festa della Toscana di quest'anno dedicata ad un grande toscano, dedicata a Don Milani, ma con tanti focus, tanti spunti sull'attualità, a cominciare da quello che purtroppo sta ancora accadendo in Medio Oriente. Sono giorni difficili per tutti noi. Noi abbiamo deciso che la festa della Toscana quest'anno, in un periodo davvero difficile, tantissime famiglie sono state colpite da un'alluvione che ha segnato diverse comunità. Noi abbiamo deciso comunque di farla la festa della Toscana, di farla perché la festa della Toscana è la festa dei diritti. La Toscana è stata la prima regione al mondo ad abolire la pena di morte nel 1786 e oggi, ancora oggi, purtroppo metà degli stati al mondo usano la pena di morte come violenza contro violenza. In un tempo in cui la violenza dilaga, penso a quello che accade in Ucraina, penso a quello che accade in Palestina, in Israele, ma anche alle tante guerre che sconvolgono l'Africa centro-meridionale, noi abbiamo deciso di dedicare questa festa a un grande toscano. 100 anni fa nasceva Don Lorenzo Milani. Don Lorenzo Milani ci ha lasciato un grande insegnamento, che è quello di prendersi cura degli altri sempre, anche di quelli che sono più lontani, di non essere indifferenti. E in un tempo come questo abbiamo voluto dedicare a lui questa festa per mandare un messaggio alle ragazze e ai ragazzi di non voltarsi mai dall'altra parte, di non essere indifferenti, di prendersi cura degli altri. Abbiamo deciso appendere all'ingresso della sala del Consiglio regionale il motto di Don Lorenzo Milani, l'Eye Care, che c'è nella scuola di Barbiana, vedo qui ora le immagini, quell'Eye Care che significa prendersi cura degli altri. E allora in un tempo come questo c'è sempre più bisogno di prendersi cura degli altri e per questo motivo abbiamo anche deciso, ed è una prima volta storica anche questa, di invitare per i saluti il cardinale, l'imam, il rabbino capo di Firenze, perché in un tempo come questo c'è bisogno di dialogo, c'è bisogno di dialogo interreligioso, perché è l'unica strada per poter costruire la pace. E questo è l'impegno e ringrazio loro per aver accolto il nostro invito, insieme alla Presidente della Corte Costituzionale, la professoressa Silvana Sciarra, insieme alla Presidente del Comitato del Centenario di Don Lorenzo Milani, affronteremo proprio questi temi e manderemo questo messaggio alle ragazze e ragazzi delle nostre scuole che saranno presenti durante il Consiglio Solenne. Consiglio Solenne appunto nella mattina del 30 novembre e poi questa iniziativa che ormai va avanti da qualche anno, abbiamo visto anche poco fa nelle immagini, nelle edizioni negli anni scorsi, questa sfilata per le strade di Firenze con i gonfaloni, con tanti comuni, insomma è una festa della Toscana che parte dal capoluogo ma che guarda davvero a tutta la regione. Ma noi in queste settimane abbiamo ricevuto tantissime richieste da parte di amministrazioni locali, di associazioni, di poter svolgere anche loro iniziative che noi sosteniamo come Consiglio regionale, perché la Toscana è una terra fatta di tante differenze, di storie anche differenti tra di loro, ma che sono unite da quel Pegaso alato. Il Pegaso alato è proprio il simbolo che fu scelto nel 1970 dai primi consiglieri regionali ed era il simbolo del Comitato di Liberazione Toscano. Guardate, quel giorno, insieme a tutti i sindaci, insieme ai labari, tanti li vedete nelle immagini, noi vogliamo dire che la Toscana è tutta unita e grida a gran voce che anche chi ancora utilizza la pena di morte dovrebbe fermarsi, dovrebbe tornare indietro, perché i diritti, quelli che richiedono la costruzione
di nuove iniziative richiedono l'impegno da parte di tutti. Anche chi è più lontano da noi deve avere gli stessi diritti che abbiamo noi. Abbiamo detto delle tante iniziative istituzionali che la Regione Toscana sta portando avanti in questi giorni. Poco fa abbiamo sentito Cristina Manetti chiudere di fatto il cerchio della settimana dedicata alle donne, la Toscana delle donne. Adesso parliamo con lei della festa della Toscana per ricordare l'abolizione della pena di morte avvenuta appunto per la prima volta al mondo proprio in questo territorio. Insomma, una battaglia di civiltà che la nostra Regione porta avanti tradizionalmente, da sempre possiamo dire. Siamo stati i primi e non a caso non vogliamo restare indietro rispetto ai diritti, anche quelli più moderni. Siamo stati la prima regione italiana in questa legislatura a fare una legge per sostenere e offrire più sicurezza sul luogo di lavoro ai rider, ai fattorini digitali. Anche questo sembrava impossibile e invece siamo riusciti a mandare un messaggio che poi è diventato un modus operandi anche di tante altre regioni italiane. Il tema dei diritti è un tema che richiede ogni giorno l'impegno di ciascuno di noi. Non vanno mai dati per scontati, non vanno mai dati per acquisiti. Penso che i diritti vadano tenuti insieme. Da un lato i diritti, quelli individuali, di ciascuno di noi e dall'altro la battaglia per i diritti sociali, per offrire più garanzie e sicurezza sul posto di lavoro, per costruire le condizioni a chi soffre di poter avere di più. Penso che queste sono le battaglie che una regione come la nostra deve provare, continuare a portare avanti ed è un impegno da prenderci tutti insieme. Io dico sempre che questo momento, che è un momento di festa ma anche di memoria, perché poi alla fine la libertà, i diritti richiedono continuamente di essere sostenuti e per fare questo c'è bisogno di tutti, c'è bisogno delle nostre istituzioni scolastiche, c'è bisogno delle istituzioni locali, dei comuni, delle tante associazioni che si impegnano ogni giorno. Ecco perché è anche bello muoverci, sfilare per le vie della città, per dare un segnale tangibile anche a chi non è nato in Toscana o ai turisti che vengono a vedere una delle terre più belle al mondo, di cos'è la Toscana, che non è solo arte, terra di arte, di cultura, di bellezza, ma anche una terra che prima degli altri ha saputo qual è la parte giusta della storia da acquistare. A proposito delle istituzioni scolastiche, il tema di quest'anno della Festa della Toscana, appunto come diceva, è Don Milani, dedicato ad un grande toscano, un anno a lui dedicato non soltanto per l'anniversario che cade, ma anche per rilanciare quell'insegnamento, un altro dei nostri primati, perché insomma le parole di Don Lorenzo, se le leggiamo oggi, sembrano essere state scritte stamani di fatto. Ma guardate, io penso che quelle parole sono un punto di riferimento per tanti di noi, per le scelte da portare avanti. Non c'è cosa più bella che fare parti uguali tra diseguali, cioè trovare e tentare di costruire per tutti le stesse condizioni. Non è un caso che noi abbiamo deciso da quest'anno di consentire a tutti, anche a chi, soprattutto sostenendo chi aveva un reddito più basso, di garantire l'accesso ai nidi, alle bambine, ai bambini toscani. E anche questa è una scelta di dignità che va in questa direzione. Esattamente come la battaglia che abbiamo portato avanti sempre, le risorse che decidiamo di destinare al tema del diritto allo studio. Io sono uno di quegli studenti fuori sede che, se non ci fosse stato il sistema del diritto allo studio che questa regione ha come primato anche a livello nazionale, non avrei avuto la possibilità di continuare i miei studi. Noi dobbiamo garantire a tutti di potersi formare, a tutti di poter studiare, perché è solo attraverso la formazione, lo studio, la cultura che si costruiscono cittadini liberi. E quando si costruisce un cittadino libero si costruiscono le condizioni per avere una terra migliore. Diceva lei dei nostri primati anche da un punto di vista legislativo, ha citato la legge sui rider. Siamo ormai al termine dell'anno, il 2024 sarà l'ultimo anno completo di questa consiliatura. E allora quali sfide attendono l'istituzione che presiede il Consiglio regionale, Presidente? Ma noi in questi anni abbiamo cercato di fare due cose come Consiglio regionale. Il primo, una grande iniziativa di educazione civica diffusa nelle scuole, cioè noi siamo andati a incontrare le ragazze, i ragazzi toscani,
abbiamo cercato di dargli tutti gli strumenti che potessero permettergli di essere parte attiva della cittadinanza, della comunità toscana. Abbiamo incontrato in loro tanta, tanta voglia di essere protagonisti. Lo dicevo proprio qualche giorno fa con l'elezione della nuova presidentessa del Parlamento degli studenti, anche questo un unicum in Italia, un luogo dove ragazze e ragazzi degli istituti secondari superiori portano avanti le loro idee, le loro proposte. E gli dicevo di non voltarsi mai dall'altra parte, di chiederci sempre tutto quello che ritengono opportuno, perché il loro punto di vista, le lenti sul mondo che loro hanno sono molto diverse dalle nostre, quindi richiedono la capacità di saperli coinvolgere e farli sentire protagonisti. E quindi questo è stato uno dei lavori, secondo me, più importanti. Cosa ci aspetta nei prossimi mesi? Sicuramente lavorare per portare a termine le tante iniziative che sono ancora aperte, una su tutta quella di fare una fotografia che noi speriamo di poter avere definitiva per l'estate del 2024 su dove sarà la Toscana del 2050. Io racconto sempre quest'idea, ho un obiettivo fondamentale: far capire in un tempo come questo, in cui si vive sempre nell'emergenza, quanto sia importante alzare lo sguardo, perché noi abbiamo due strade davanti: o subiamo quello che è il cambiamento o proviamo a guidarlo, e un'assemblea legislativa ha il compito di guidare il cambiamento, ha il compito di leggere il tempo non solo presente ma il tempo futuro, un tempo in cui ognuno di noi dovrà ripensare al proprio modo di vivere, e lo potrà fare solo se chi come noi ha il compito di legiferare è in grado di avere tutti gli strumenti per poterlo fare al meglio. È una sfida molto complessa, però è la sfida con cui noi ci affacciamo ad un anno, il prossimo, che è quasi l'ultimo di questa legislatura. Lei è anche un uomo tra i più importanti per quanto riguarda il Partito Democratico della Toscana, non soltanto per la carica istituzionale che ricopre. Il 2024 sarà anche l'anno delle elezioni europee, delle elezioni amministrative in oltre 180 comuni, se guardiamo soltanto alla Toscana. Il Partito Democratico come arriva a questa sfida? Ma il Partito Democratico deve avere la capacità di saper fare proposte che coinvolgano una parte, come dire, un corpo più grande rispetto ai propri iscritti o ai propri elettori affezionati. Noi abbiamo una grande responsabilità, penso alle europee. Se il Partito Democratico farà un bel risultato, ci sarà la possibilità in Europa ancora di avere un governo a trazione progressista. Quel governo che David Sassoli era riuscito a cambiare. Pensate a quanto il presidente Sassoli era riuscito in quei mesi a far passare, in quei 2 anni e mezzo di legislatura, a cambiare il punto di vista dell'Europa, non più come un luogo dell'austerità, ma come il luogo in cui dare risposte vicine ai cittadini e alle cittadine europee. Pensate quello che è stato durante il Covid, pensate quello che ha significato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza anche per il nostro territorio. E quindi serve che noi allarghiamo tutto questo. Il rischio qual è? Il rischio è che a volte noi ci chiudiamo in noi stessi, e pur di riuscire a far sentire contenti gli elettori, quelli più affezionati, rischiamo di perderne tanti altri che invece potrebbero votare per il Partito Democratico. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare, e per fare questo servono proposte politiche molto chiare, proposte politiche chiare sui temi ambientali, sui temi dello sviluppo, sui temi della sanità pubblica. Guardate, noi abbiamo appena approvato una norma che dice sostanzialmente che la sanità pubblica deve avere una copertura di spesa pari almeno al 7,5% del PIL. Che vuol dire? Vuol dire che in un tempo in cui l'inflazione è aumentata, in un tempo in cui i costi sono aumentati, è necessario che anche la sanità pubblica abbia più risorse se noi vogliamo offrire servizi migliori ai cittadini. E noi vogliamo un'Europa che abbia la capacità di essere solidale e non lasciare indietro nessuno. Abbiamo appena fatto richiesta per il Fondo di Solidarietà Europeo per l'alluvione che ha colpito la nostra regione. L'Europa è quella che ci permette di avere gli asili nido gratuiti sotto i 35.000 euro di ISEE. L'Europa è un luogo delle opportunità, davvero, e noi abbiamo la necessità che la Toscana venga rappresentata al meglio. Una cosa dico ai dirigenti del mio partito, se è possibile.
in una situazione, in un tempo così difficile per le proposte politiche di serietà che la sinistra è in grado di mettere in campo, penso che noi dobbiamo avere la capacità di candidare le migliori e i migliori esponenti politici che ci sono sul nostro territorio. Serve una lista forte per fare un risultato buono e importante del Partito Democratico. Io spero che su questo la segretaria Schlein, il segretario Fossi in Toscana siano in grado di individuare le soluzioni migliori, perché attraverso questo potrà passare un buon risultato del Partito Democratico in Toscana e in Europa. Intendola parlare, Presidente, sembra quasi parlare appunto da candidato, insomma il suo nome è stato sui giornali, in questo senso parteciperebbe a questa corsa, a questa sfida? Io dico sempre, non lo dico per dirlo, ma per chi mi conosce lo sa, io sto facendo un lavoro bellissimo, rappresentare tutte le cittadine e i cittadini della Toscana è un'esperienza che mai avrei pensato nella mia vita di poter realizzare quando nel 1996 sono arrivato in Toscana, e mi piacerebbe portarla a termine. Certo, se il mio partito poi ritenesse che io posso dare un contributo per portare il miglior risultato possibile e mi venisse chiesto non da una parte ma dall'intero Partito Democratico, dal segretario Fossi, dalla segretaria Schlein, penso che mettersi a disposizione sia sempre importante. Non c'è necessità per forza sempre di essere eletti. Spesso si può fare anche gregari. In una squadra di calcio c'è il capitano, c'è l'attaccante, c'è chi porta l'acqua, chi corre, il mediano. Ecco, io la vedo così. In una comunità ci sto in questo modo, e se posso essere d'aiuto per far fare un bel risultato al Partito Democratico, coinvolgere persone che forse non voterebbero il Partito Democratico sa che può contare come sempre su di me. Grazie Presidente, grazie per essere stato con noi, festa della Toscana. Grazie a voi. La seguiremo passo dopo passo, minuto dopo minuto, per raccontare appunto questo primato della nostra regione. Intanto chiudiamo qui il nostro primo piano, ma l'informazione su RTV 38 come sempre non si ferma mai. 17.15 arriva a Tadà, 19.27 il nostro TG e poi stasera zona mista. Grazie a tutti per averci seguito, arrivederci.